Amici di Quarta Parete, buonasera. Siamo, come avete visto, c'è questa scritta che a me è piaciuta molto: il teatro è la chiesa degli artisti. E non c'è frase più bella di questa, no? Tant'è che noi siamo in un teatro, seppur piccolo, ma sempre un teatro. E siamo in compagnia di un'attrice simpatica, ironica, divertente, un volto noto ai telespettatori perché ha fatto tante cose, ha fatto il maresciallo Rocca. Ha fatto il Bello delle Donne, Un po' di cosette. ha fatto Don Matteo, ha fatto anche cinema con Fausto Brizzi, ex Leone Bompucci, Lone Scarlett Bompucci, insomma Mary. avrete riconosciuto Francesca Nunzi. Grazie Ciao Francesca. ragazzi, grazie, grazie Ecco, Andrea. hai appena terminato lo spettacolo, Il primo. Francesca, il primo, perché ci sarà una replica alle ore 21, quindi tra poco più di mezz'ora, che si chiama. Il titolo Lo è già dico io. indicativo. Lo dico io? Sì, ecco, Volevo fare la mignotta. Mi assumo le mie assolutamente, responsabilità. ma è politicamente Ma corretto, sì, dai, no? ma Allora, certo. parliamo un po' di questo spettacolo, dai, Francesca. Beh, volevo fare la mignotta, nasce È una perché è provocazione, una poi fondamentalmente. provocazione, ma più che altro che mi divertiva l'idea di fare un discorso al contrario, nel senso che oggigiorno per diventare famosi bisogna un pochino attraversare i letti di alcune persone e io mi sono chiesta, ma anticamente funzionava già così oppure delle donne normali che poi sono diventate celebri, magari quando in vita erano soltanto appunto delle casalinghe oppure delle mignotte che volevano fare le mignotte e si sono trovate sotto un disegno superiore che può essere letterario, storico, filosofico, mettila come vuoi. E allora, siccome mi sono voluta divertire, le nostre ave, io ho fatto un tuffo indietro e sono Nel andata a tempo. scomodare dei personaggi celebri del nostro passato e mi sono divertita a metterle tutte nel girone delle mignotte decore e le ho pensate delle semplici donne che facevano il mestiere e che si sono trovate a un certo punto famose. Ecco, tu operi questa distinzione, la mignotta di cuore e la mignotta di testa. Esatto. Ecco, spieghiamo bene Sì, nel allora la dettaglio. mignotta decore era colei che faceva il mestiere più antico del mondo perché ne aveva bisogno per necessità. La mignotta de testa invece è la mignotta che esercita, che è molto più moderna diciamo dei giorni nostri, è quella che esercita il mestiere più antico del mondo, lo fa con freddezza, calcolo, perché a lei interessa solo arrivare alla fama, al successo e alla celebrità ed è molto Una donna pericolosa. Molto calcolatrice. calcolatrice e diciamo che il termine più giusto per queste donne qui non è mignotta ma è escort. Escort. È più moderno, via. Indirettamente hai voluto lanciare dei messaggi subliminali, no? Cioè, anche rispetto a un certo mondo che tu Certo, vivi. sì, direi di sì. Poi a buon interditore, poche Ecco, insomma. parole. Allora, e quindi tu sei convinta che la donna sia ancora vittima di certi stereotipi, no? Sì, assolutamente sì. Tutte le cose che sono successe ultimamente, tutti questi casi, insomma, questi registi, Eclatanti, no? eclatanti. Cioè, una cosa che si sapeva da anni, Ma no, fondamentalmente. io poi adesso non è che voglio, per carità, non mi voglio mettere in nessuna No, no, posizione, no. però insomma è una storia vecchia come Sì, il mondo, quindi non abbiamo scoperto con l'acqua l'acqua calda, calda. ecco, quindi non ci dobbiamo No, neanche tanto no, scandalizzare, no, ma insomma. adesso hanno fatto esplodere una bomba, ma tanto tra poco tornerà tutto come prima, perché è così che va. Si tranquillizzerà la Sì, situazione si e si tornerà continueranno le alle. mignotte Ecco. normalmente. Allora, dicevi appunto che tu hai preso come esempio delle figure femminili famose e mi ha colpito molto anche la figura soprattutto di Beatrice, Lo no? sapevo, sì, Beatrice piace a tutti, perché Era simbolo di virtù E poi. certo, proprio per quello, perché le altre poi, magari, poi non so, se alcune sono leggendarie, alcune sono esistite, però Beatrice fa più ridere il contrasto perché è stata sempre messa in paradiso, Mitizzata, mitizzata, mitizzata. quindi Le una dal altre paradiso che viene giù a fare la mignotta fa erano donne. E le ridere. altre in effetti erano donne di potere. Di potere che forse hanno avuto anche loro il loro momento di mignottaggine. Esageriamo. Esageriamo, sì. Senti, proprio su questo tema, perché poi è un tema, voglio dire, ormai che insomma corrente, credi che si riuscirà a superare questa forma anche di violenza continua sulle donne, perché è un tema sentito, insomma, no? La È violenza. questo strisciante maschilismo.
è pericolosissimo e c'è da sempre, non ce lo toglieremo mai più, perché il maschio non c'è niente da fare, è più forte proprio fisicamente, è più potente, e la donna proprio per natura accoglie, non so come dire, subisce. Poi per fortuna qualcuna si ribella, ma purtroppo la natura è natura. È natura, non si torna purtroppo. No, senti, e le donne e il teatro come la vedi questa cosa? E le donne e il teatro è pieno di donne meravigliose che fanno... Sia a livello autoriale che a livello, diciamo, di recitazione. Magari ci dessero un po' più di spazio, sarebbe una cosa carina, perché io so di tante donne che lavorano nell'ombra e fanno poi risultare i propri uomini come quelli che... Ma come si dice, dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, ma mi piacerebbe che queste grandi donne fossero riconosciute, ricordo, perché se no passa sempre l'uomo. Quindi i comici sono tutti uomini, cioè ora ci sono anche donne, certo, però certo, se tu vai a vedere nelle trasmissioni sono tutti uomini e poi ce n'è una che per miracolo riesce ad arrivare là, ma invece è pieno, ce ne stanno tante, non, cioè, quindi voglio dire, ci vuole più considerazione anche a livello di autori per le donne, soprattutto a livello autoriale, perché è pieno di donne che scrivono, per le donne. Non solo, ma proprio è pieno di donne che scrivono, e non si sa, è sempre il grande autore, il grande, ci sono anche delle grandi autrici e delle grandi attrici, insomma le donne che valgono è pieno con gli attributi e non solo quelle due o tre che si sanno, sì, sì, ce ne sono altre. Senti, quindi l'ultima domanda che ti faccio è un po' legata a quello che ti ho chiesto prima, com'è lo stato di salute del teatro italiano? Come lo c'hai vedi? Una domanda di la riserva, domanda. Ce l'hai? Mamma mia, è la mia risposta, guarda, non mamma mia come spettacolo. Non mi sembri molto ottimista. No, è devastante perché, allora, intanto, come avete potuto vedere, a Roma continuano a chiudere teatri. Sì, e i teatri importanti che prendono sovvenzioni sono sempre più o meno gli stessi. Vabbè, non mi va di entrare in polemica. No, vabbè. Però, insomma, le dinamiche sono strane, contorte, certo, e molto poco chiare. Per esempio, i giovani, pensi che ci sia un maggiore interesse da parte dei giovani verso il teatro? No, i giovani che vogliono fare teatro, Porelli, mi fanno una gran pena. Quelli che vogliono fare televisione fiction sanno benissimo come devono andare, ma ultimamente invece bisogna, mi pare di capire che bisogna essere influencer quindi operare sui social, quindi, moltissimo. Quindi e da lì è un po' cambiare mestiere, però. Sì, però poi da lì si passa a fare cinema. Alla fine poi il cinema lo vogliono fare tutti, certo, quindi cominciano a fare web, le cosette con i telefonini per arrivare al cinema. Poi io dico che i prodotti che nascono su questi piccoli gingilli al cinema secondo me non funzionano, però vedremo. Staremo a vedere. Allora, questo spettacolo si conclude oggi qui al Barnum, sì, e dopodiché? Dopodiché venerdì prossimo c'ho un altro spettacolo al Salotto di Pulcinella con Marco Simeoli, uno spettacolo sempre scritto da me e anche Marco, che è Roma-Napoli, un'ora di treno per mille racconti, ed è un purpurri di vecchie cose napoletane, romane, molto divertente, e lo faremo venerdì 18 al Salotto di Pulcinella in via Urbana. Dopodiché pausa. Mi faccio una bella pausa e si riprenderà credo quest'estate, avrò delle seratine così. Qualcosa in pentola c'è sempre. Sempre, e poi si riprende con Aggiungi un posto a tavola a novembre. Al Sistina? Al Brancaccio. Al Brancaccio, giusto, sì, giusto. Al Brancaccio. Bene, bene. Allora, Francesca, ti ringraziamo. Grazie Andrea, grazie mille, grazie è stato mille, un grande un piacere. Piacere. Allora seguitela perché è bravissima, lo spettacolo è stato molto divertente e avrete occasione sicuramente di rivederla. Sì, questo per fortuna è il mestiere che insomma durerà negli anni, lo potrò fare anche a 100 anni, sto spettacolo qua. È una grande professionista oltretutto Francesca. Grazie. Allora, grazie a voi e alla prossima, e io come dico sempre, buon teatro a tutti. Ciao ciao, grazie.